Allora, ho un'altra proprietà della del prodotto di convoluzione, è questa. Questa, se volete, la fare così, per l'associatività. Io posso fare il prodotto di convoluzione di G con H, poi farlo con F, oppure posso fare il primo prodotto di convoluzione di FG e poi farlo con A. Vabbè, facciamolo. Allora, chi è? Allora, questo qua è uguale all'integrale su Rn di F di X meno Y per G sarà Y in dy. Oh, naturalmente tutte e tre le funzioni devono essere tali che si possono fare i prodotti convoluti. Per esempio, se sono tutte e tre L1, va bene. Allora, questo quindi che cos'è? L'integrale su Rn di f di x y dell'integrale su Rn di g di y meno t per h di t dt di y. Ok? Allora, prima cosa, qua dovete invertire dentro. Y meno t lo chiamo v. Allora, se y meno t lo chiamo v, questo diventa g di v per H di Y meno V in dV di Y. Ok? Ok. Poi così non mi conviene, perché allora, innanzitutto questo qua posso anche scrivere come F star H star G, perché G è quella commutativa, no? Quindi qua ci posso mettere H star G. Quindi qua ci posso mettere H, qua ci posso mettere G, qua ci posso mettere H e qua ci posso mettere G. Ok? Allora, adesso invertiamo l'ordine di integrazione. Si può fare tutto perché tutte le funzioni che intervengono sono L1, no? Quindi possiamo applicare sia tonelli che funzioni.
Quindi abbiamo integrale su Rn in dv, diventa l'integrale esterno, h di v che rimane fuori, e poi qua dentro c'ho integrale su Rn di f di x meno y per g di y meno u. Allora, se questo adesso e poi qua l'integrale è in d y. Sì. L'integrale esterno era in d y. Sì. Poi vediamo se ho sbagliato, perché tanto io cosa devo fare adesso? Io voglio che questo lo voglio chiamare x. Questo lo voglio chiamare x meno q. Voglio fare y meno q uguale x meno q. Meno y, no, questo non può essere, non x può essere y. Cosa voglio fare? Questo deve essere, deve venire f star g calcolato in x meno q, ok? Quindi voglio fare la sostituzione al posto di y, questo deve diventare x meno q. Allora, quindi x, no, questo deve diventare v. Se voglio fare x meno y uguale v, avrò y meno v uguale meno x. Qualcosa ho sbagliato proprio. Uguale integrale su Rn no, beh, qua cosa ho sbagliato innanzitutto, che io qua dovevo, questo lo dovevo integrare in dx, questo lo dovevo integrare in v, questo sta insieme a tutto. Allora, qua sto integrando in dx, ok? Allora, vediamo se ho fatto bene. Io ho posto f di x meno y, h di y meno tg. Y meno t l'ho chiamato v, quindi t uguale y meno t, quindi v dx. Poi scambio l'integrazione. Allora, se scambio l'integrazione, effettivamente questo lo sporta fuori, se non dico lo devo portare fuori, l'integrale di v. Ok, allora questo mi viene così. Però se adesso qua v è fissato, se io qua questo lo richiamo x meno y, lo chiamo t, questo chi è?
quindi y è uguale a x meno p, e quindi qua mi viene integrale su Rn di f di t g di x meno t meno u in dt, questo integrale. E chi è questo integrale? G star f o f star g, calcolato dove? Vedete, qua è x meno v meno t e qua c'è t, e quindi questo qua è calcolato in x meno v, ok? Tanto già la commutatività già la sappiamo. Vi trovate? No? Ok. Quindi quello interno è quello lì, quindi questo qua è uguale all'integrale su Rn di h di v per f star g calcolato in x meno v in dv. Ma questo chi è? È il prodotto di convoluzione di questi due calcolato in x, e quindi è finita la dimostrazione. Però abbiamo usato un paio di volte la commutatività, però a due l'avevamo già provata. Ok, come vedete, insomma, sono cose abbastanza standard, si fanno, basta rifletterci qualche minuto. Adesso andiamo a fare un po' di esempi. Allora, cominciamo a fare l'esempio del prodotto scalare, cioè il prodotto di convoluzione della vettore con se stessa. Allora, io devo fare convoluzione vec di x. Allora, prima di tutto siamo in R, non siamo in F. Adesso quanto viene? Allora, io che cosa ho? Devo fare integrale da meno infinito a più infinito rec di x meno y per rec di y di dy. Ma rec di y valeva 1 tra meno un mezzo e un mezzo, quindi questo qua mi diventa l'integrale tra meno un mezzo e un mezzo di re di x meno y in dx, e questa fuori di meno un mezzo vale 0 e dentro un mezzo vale 1. Ora, quanto vale questo? Rect di x meno y. Allora, se y è, diciamo, minore di meno 1 o maggiore di 1, x meno y, allora, supponete che y sia minore di meno 1, ok? Allora, x meno y e allora, y minore di meno 1, minore uguale di meno 1, minore di meno 1, questo se solo se meno y è maggiore di 1, se solo se x meno y è maggiore di x di 1. Ma siccome questo implica che siccome quindi x maggiore di x più 1
Allora, y varia tra, scusate, qua era x, facciamo trovare, x meno x maggiore di 2, x minore di meno 1. X minore di meno 1, questo se solo se x meno y è meno, cioè, implica x meno y minore di meno 1/2, implica di x meno y uguale a 0. Perché? E y, siccome c'è il meno davanti, mi interessa i valori negativi che la fanno crescere x meno y. Però meno di meno 1/2 y non può fare. Quindi x meno y non può fare più di meno 1 più 1/2. Meno 1 più 1/2 fa meno 1/2, e quindi vuol dire che questo fa sempre 0. Quindi questo fa 0 se y è minore di meno 1, ma altrettanto fa 0 se y è maggiore di 1. E se x è maggiore di 1, questo è maggiore di 1/2, e quindi questo è 0. Qua era più, cioè era più corretto fare questo per primo, che qua si vede meglio. Allora, che cosa succede invece se y è compreso tra meno 1 e 1? Facciamo un esempio. Prendiamo y, scusate, x, sempre, dico sempre x, questo è x. Questa, su y ci integra sopra, no? Quindi la funzione rimane della x. Se x è minore di meno 1, questa funzione era 0. Se x è maggiore di 1, questa funzione era 0. Andiamo a vedere cosa succede, per esempio, se x è uguale a 0,9. Allora, io cosa devo fare? La y, la prima cosa che posso fare, qua posso cambiare, perché tanto la funzione è pari, faccio la sostituzione meno x uguale y, la funzione è pari qui, così è più facile, se no quel meno che fa incrociare la funzione. Adesso cosa faccio? Se x è 0,9, io devo fare y vale tra meno 1/2 e 1/2, quindi l'integrale devo fare tra x, tra 0,9, tra x meno 1/2 e x più 1/2, e poi cosa devo fare? Devo fare l'integrale su questo intervallo qui della funzione rect, ma la funzione rect vale 0 tra meno 1/2 e 1/2. Quindi vedete, se questo era 0,9, qua siamo a 1/2 e invece questo qua è 0,4. Quindi vedete che l'integrale lo devo fare solo qua sopra. Quando mi viene 1 meno x. Ora, che succede? Che man mano che x scende, questo intervallino aumenta, aumenta fino a quando x non è 0. Quando x è 0, se x è 0, allora l'integrale lo dovete fare? Lo dovete fare tra meno 1/2 e 1/2 di che cosa? La funzione rect. E quindi dovete fare proprio integrale della funzione rect, viene 1. Appena lo x è negativo, che cosa succede? L'intervallino su cui dovete fare l'integrale si sposta ancora a sinistra. Allora, che cosa succede? Che si sposta a sinistra, non guadagnate niente perché di qua la funzione rect è 0, però prendete questo pezzo di integrale dove la funzione rect valeva 1. E quindi questo sale da 0 a 1 a 1 nel punto 0 e poi comincia a scendere simmetricamente all'altra parte. E quindi alla fine ci avrete 1 meno il valore assoluto della x. E quindi questa è la funzione tenda che dicevamo prima. Come potete notare, in questo caso la norma L1 del prodotto di convoluzione è rimasta uguale a quella della funzione di partenza. Quella della funzione di partenza era 1 e questa va 1. Ok?
Adesso andiamo a fare un esercizio più complicato. Andiamo a fare rect con la funzione delta. Allora questa qua, non mi ricordo se ci abbiamo dato il nome questa funzione. Comunque chiamiamola f di x. Andiamo a fare rect star f di x. Rect star f. Fi è questa funzione qua, a meno 1 vale 0, a 0 vale 1, a 1 vale 0. Allora, stavolta cosa devo fare? Questo devo fare, l'integrale di rect di x meno y di y di y tra meno infinito e più.